Buonasera, vediamo di cosa tratteremo questa sera. Sequestrati oltre 6 milioni e mezzo di euro a due società per frode fiscale, l'intervento della Guardia di Finanza. Buco di oltre 2 milioni di euro a danno di una struttura sanitaria privata, tre soggetti indagati. Proseguiremo poi con uno spiraglio per Sanac. Per Beltrame lo stabilimento massese avrà ruolo fondamentale. Ed ancora Water for Tuscany, presentata la campagna di Evan per aiutare gli alluvionati toscani. Concluderemo infine con Passaggi, parte la prima edizione del Festival di Teatro in Carcere, gli animosi due giorni di spettacoli. Tutto questo e molto altro qui tra poco ad Antenna 3. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. E tu, Veronica? Vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Guardia di Finanza di Pisa, sequestrati oltre 6 milioni e mezzo di euro a due società per frode fiscale dovuta alla somministrazione illecita di manodopera. Sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Pisa oltre 6 milioni e mezzo di euro nei confronti di due società, una con sede in provincia di Milano e l'altra con sede a Vecchiano in provincia di Pisa. Questi provvedimenti sono stati emessi a conclusione delle indagini che hanno portato alla luce l'emissione e l'utilizzo da parte delle due società di fatture per operazioni inesistenti. Nelle indagini risultano coinvolte complessivamente 8 persone fisiche e 2 imprese. Gli accertamenti svolti per gli anni dal 2016 al 2020 hanno confermato l'esistenza di un sistema fraudolento basato sulla stipulazione di falsi contratti di appalto e subappalto che in realtà nascondevano una somministrazione illecita di manodopera. Nello specifico, durante i controlli della società di Vecchiano, i finanzieri di Pisa hanno esaminato i contratti di appalto da questa stipulati con un Global Courier internazionale. La società pisana, ottenuto l'incarico, ha poi subappaltato i servizi a un ulteriore soggetto, in quanto priva di personale e mezzi. Ricostruendo la filiera della manodopera, è stato rilevato che gli oltre 300 rapporti di lavoro con il Global Courier internazionale sono stati nascosti dalla società pisana. Quest'ultima, infatti, a sua volta si era avvalsa di una cooperativa con sede a Pistoia, costituita con il solo scopo di assumere, solo formalmente, il personale già impiegato per le mansioni di trasporto. Alla fine delle indagini è stata ricostruita un'evasione di oltre 6.600.000 euro. Sono stati sottoposti quindi a sequestro conti correnti, strumenti finanziari e cassette di sicurezza degli indagati nelle province di Pisa, Firenze, Pistoia, Prato, Lucca e Milano. Guardia di Finanza di Lucca. Buco di oltre 2 milioni di euro a danno di una struttura sanitaria privata. Tre soggetti indagati per bancarotta fraudolenta, distrattiva e preferenziale. Sentiamo. Buco di oltre 2 milioni di euro a danno di una struttura sanitaria privata. E questo è il risultato delle indagini della Guardia di Finanza di Lucca nei confronti di tre soggetti, amministratori della struttura sanitaria operante nel settore della fornitura di prestazioni ambulatoriali nel territorio viareggino.
Dopo il fallimento dell'azienda sanitaria, sono scattate le indagini del gruppo di Viareggio, il quale ha controllato la situazione bancaria dell'azienda, la documentazione e le testimonianze di dipendenti e fornitori. Le indagini hanno permesso di smascherare alcuni amministratori occulti, i quali, utilizzando una società riconducibile all'amministratrice legale dell'azienda, si sono appropriati indebitamente di circa 350.000 euro, ricorrendo a fatturazioni di comodo. Inoltre, dall'esame dei dati bancari, i finanzieri hanno evidenziato che gli indagati avevano utilizzato per finalità extraaziendali circa 1 milione di euro provenienti da finanziamenti dei soci fondatori. Tali condotte e debiti contratti dal primo anno di vita dell'azienda mai pagati dai tre amministratori, quantificati in circa 2.300.000 euro, hanno prodotto il fallimento della società. Le attività a carico delle tre persone che contemplano la bancarotta fraudolenta distrattiva, quella preferenziale e il falso in bilancio saranno ora vagliate dal giudice preposto. Incidente sul lavoro avvenuto oggi alle 8.42 alla ditta Bernardini Marmi di Carrara. Un uomo di 46 anni ha riportato un trauma toracico ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Apuani di Massa. Sono intervenute l'auto medica e l'ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche Pegaso, ma poi il suo intervento non è stato ritenuto necessario. Al momento l'uomo è cosciente e stabile. In merito a questo incidente sono intervenuti Daniele Battistini, segretario generale Feneal UIL Toscana, e Franco Borghini, segretario generale UIL Area Nord Toscana, i quali hanno ribadito che la sicurezza sui luoghi di lavoro non può e non deve essere affrontata solo quando accade un incidente. Non può e non deve essere uno slogan nel momento e non può e non deve lasciare indifferente l'intera comunità, perché è proprio da lì che passa un pezzo di dignità nel mondo del lavoro. Sanac Massa. Continuano buone notizie. Dopo la visita ai siti produttivi Sanac, sembra che nelle intenzioni del gruppo Beltrame lo stabilimento di Massa avrà un ruolo fondamentale. Vediamo. Continuano le buone notizie dopo l'annuncio che il governo si impegnerà a garantire il futuro di Sanac e a far ripartire gli ordini dello stabilimento di Acciaierie d'Italia a Taranto, con la discussione del decreto ILVA tenuta 2 giorni fa alla Camera dei Deputati. Come già annunciato 2 giorni fa, infatti, il governo aveva dato parere favorevole a un ordine del giorno presentato dai deputati di Fratelli d'Italia Alessandra Morese, Salvatore Deida, collegato allo stesso decreto ILVA, il quale punta a far ripartire gli ordini da Taranto diretti ai 4 stabilimenti Sanac in Italia, tra cui quello più grande di Massa, e allo stesso tempo portare avanti le trattative con il solito gruppo Beltrame interessato all'acquisizione di Sanac, a salvo che vengano salvaguardati i posti di lavoro. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Massa Francesco Persiani, che segue la vicenda Sanac da diversi anni, il quale ha annunciato che il gruppo Beltrame ha concluso la sua visita ai siti produttivi Sanac di Massa e che il 29 aprile sarà presentato il piano industriale, dopodiché il ministero avrà 60 giorni di tempo per dare una risposta. Persiani ha annunciato inoltre di aver incontrato personalmente Alberto Beltrame, ossia colui che è stato incaricato dal consiglio di amministrazione della società omonima di seguire Sanac. Il sindaco ha dichiarato che il colloquio è stato molto soddisfacente, poiché, a suo dire, nelle intenzioni del gruppo Beltrame lo stabilimento di Massa avrà un ruolo fondamentale. Il deputato di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese è stato eletto vicepresidente della commissione d'inchiesta Moby Prince. Il deputato ha dichiarato che intende lavorare per il raggiungimento della giustizia e della chiarezza sulla morte di 140 persone che si trovavano al bordo del traghetto che nella notte del 10 aprile 1991, in seguito alla collisione con una petroliera ormeggiata nel porto di Livorno, prese fuoco, inghiottendo tutte quelle vite umane. Parliamo di agri-marmiferi. A Carrara è polemica sul nuovo regolamento che prevede la lavorazione in loco del 50% dell'escavato. Preoccupa il fronte occupazionale. Feneal e UIL sono unite ai lavoratori e lotteranno per la loro tutela. È fortemente contestato l'articolo 21 del regolamento relativo agli agrimarmiferi proposto dal Comune di Carrara, che prevede la lavorazione in loco del 50% dell'escavato. Ad entrare nel merito della questione, Daniele Battistini, segretario generale Feneal UIL Toscana,
e Franco Borghini, segretario generale UIL Area Nord Toscana, che esprimono grande preoccupazione soprattutto sul fronte occupazionale. Molte le riflessioni di questi ultimi giorni. Secondo gli imprenditori del marmo, infatti, l'obbligo di lavorare il 50% in loco e la filiera corta danneggerebbero l'occupazione, con la chiusura immediata di ben 40 ditte e la perdita di oltre 100 posti di lavoro diretti ed altri dell'indotto. Per Confindustria, la filiera corta penalizzerebbe invece le aziende che non hanno il bianco statuario ma l'ordinario a causa dei costi di lavorazione fuori mercato. Da qui la decisione di istituire una commissione ad hoc di industriali che studi con i legali la questione, che preveda una task force contro la legge. Per la UIL al centro della priorità c'è sicuramente però il rispetto della legge 35, i cui principi ispiratori furono chiari e precisi: aumentare l'occupazione sul territorio e conciliare l'escavazione e la lavorazione in loco con il pieno e corretto rispetto dell'ambiente. Negli incontri che sono stati fatti, l'amministrazione comunale si è resa sempre disponibile a fare sintesi tra le varie posizioni, riferiscono Battistini e Borghini. Riteniamo che non sia il momento di uno scontro tutti contro tutti, ma che si debba con senso di responsabilità lavorare per trovare un punto comune a garanzia di tutti, in primis dei lavoratori. Per UIL, il comune insieme alla regione deve essere centro di sintesi e di discussione per risolvere queste preoccupazioni. Deve essere chiaro, concludono Battistini e Borghini, Fenial UIL stanno dalla parte del lavoro, dei lavoratori e delle loro tutele. Proseguono nel comune di Pietrasanta gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici. Sono stati completati a Strettoia, sono in corso nella zona interna di Tonfano e dopo Pasqua partiranno le operazioni su Vallecchia, come indicato l'assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci. Un project financing da oltre 15 milioni di euro. A Strettoia e Tonfano sono state sostituite rispettivamente 560 e 1319 lampade con elementi tecnologia LED e rinnovato circa 2500 metri di cavi dotti obsoleti e mal funzionanti, oltre ai vari quadri elettrici. Questo ha consentito al comune di Pietrasanta di azzerare le segnalazioni relative ai disservizi sulla pubblica illuminazione. È in fase di completamento anche la sostituzione delle lampade semaforiche. Terminata la riqualificazione della rete, sarà abilitata l'app NLX Your Urban per le segnalazioni. Basterà scansionare il QR code identificativi dei vari punti luce e seguirne lo stato di risoluzione. Prosegue la raccolta firme Riapriamo la fontanella pubblica dell'Evam, portata avanti dal Movimento 5 Stelle di Massa. L'appuntamento è sabato 16 davanti alle poste di Via Chiesa dalle 9.30 alle 13. La petizione è per ribadire l'importanza dell'acqua come bene comune e diritto inalienabile e per chiedere che la fontanella Evam, situata di fronte allo stabilimento, venga riaperta. Ed ora appuntamento con la rubrica Da parte dei consumatori, realizzata in collaborazione con la Conf Consumatori. Vediamo dunque di cosa tratteremo questa sera. Buonasera e ben ritrovati. Parliamo anche oggi della problematica delle fatture dell'energia, del gas e anche dell'energia elettrica, perché come già appunto affrontato nelle scorse settimane sono arrivate delle bollette con prezzi molto elevati, determinati dal fatto che nel corso del 2023 le compagnie, soprattutto Enel Energia, ha modificato le condizioni economiche per cui le persone stiamo facendo appunto reclami di conciliazione ARERA per cercare appunto di ottenere giustizia per i nostri associati e in generale per i consumatori. Vogliamo dare oggi dei consigli soprattutto alle persone che hanno maggiori difficoltà, che sono appunto cosiddetti clienti vulnerabili, e parlare delle tutele vulnerabili, perché come sapete dal 10 di gennaio è finito il mercato libero del gas, il mercato tutelato del gas, scusate, e dal luglio terminerà anche il mercato tutelato dell'energia elettrica, però praticamente parallelamente nasce, è nato per il gas e nascerà appunto per l'energia elettrica il mercato delle tutele cosiddette vulnerabili, nelle quali rientrano
quattro categorie di persone, che sono gli over 75 anni, sono coloro che hanno un'invalidità, sono appunto titolari della legge 104, coloro che usufruiscono di bonus sociali perché appunto in situazione di disagio socio-economico e coloro che vivono in case determinate appunto da emergenze abitative. Queste quattro categorie di persone hanno diritto di entrare nel mercato delle tutele vulnerabili, dove il prezzo del metro cubo del gas non è liberamente scelto dalla società di vendita ma è determinato da ARERA e si presume appunto ovviamente che sia un prezzo inferiore rispetto appunto i prezzi che ci sono oggi nel mercato libero, anche se in realtà ci possono essere appunto delle società che pur di accaparrarsi appunto i clienti in questo momento offrono dei prezzi del metro cubo del gas più bassi. Quello che però è importante sapere è conoscere quelli che sono i nostri diritti, che molto spesso, anzi quotidianamente, vengono calpestati, perché noi sappiamo che varie persone si sono recati presso i punti fisici dei gestori della nostra società per avendo appunto i requisiti per chiedere di essere inseriti nelle tutele vulnerabili soltanto appunto perché avevano più di 75 anni e gli operatori appunto dello sportello riferiscono sì è un diritto però deve fare la domanda, è una procedura lunga, è un po' complicata, mettono sempre i bastoni tra le ruote. Lo stesso mi è capitato a me personalmente, che ho fatto delle telefonate a delle società di vendita dicendo appunto di avere delle persone che rientrano nelle fasce della tutela della vulnerabilità, voleva appunto far stipulare dei contratti, mi hanno detto sì sì si può, però è una procedura complicata, anche loro si trincerano sempre dietro queste frasi prive di alcun fondamento, perché ovviamente non hanno queste società nessun interesse a applicare le tariffe vulnerabili che sono decise da ARERA, sulle quali loro sostanzialmente non hanno voce in capitolo. Quindi è bene sapere che queste quattro categorie di persone hanno il diritto di entrare nella tutela vulnerabile appunto se lo vogliono, dove appunto la componente del metro cubo del gas è decisa da ARERA. Bisogna compilare un modulo che si può scaricare appunto dal sito di ARERA, che è disponibile anche presso la nostra sede, ed inviarlo alla società appunto per chiedere di essere inserito nelle tutele vulnerabili, perché non vi si rientra di diritto, ma bisogna appunto inviare appunto questa domanda. Questo per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda invece l'energia elettrica, questa tariffa appunto vulnerabile scatterà nel momento in cui finirà il mercato tutelato dell'energia elettrica, quindi nel mese di luglio. Quello che fa rabbia è riscontrare come quotidianamente i diritti dei consumatori sono calpestati, ma soprattutto i diritti delle fasce più deboli, perché ovviamente nelle tutele vulnerabili c'entrano le persone anziane, le persone con un disagio socio-economico e le persone appunto che hanno dell'invalidità tale da avere la 104. Quindi anziché come è successo ad esempio in alcune città, ad esempio la vicina Parma, dove è stato aperto uno sportello ad hoc da parte delle autorità preposte a dare un aiuto alle persone appunto che rientrano in tutele vulnerabili, quindi mettere a disposizione tutti gli strumenti da parte del pubblico disponibili per aiutare queste persone, qui nella nostra provincia purtroppo nessuno si muove, nessuno fa niente. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di aiutare tutte queste persone, stiamo consegnando tanti moduli per la richiesta appunto di tutele vulnerabili agli over 75 anni oppure alle altre persone che vi rientrano, quindi siamo disponibili per dare un aiuto concreto, precisando come ci possono essere nel mercato libero delle offerte che attualmente sono magari ad una tariffa inferiore, perché soprattutto nel caso della tariffa variabile, che è una delle tariffe che può essere applicata in alternativa a quella fissa, attualmente si trovano delle offerte molto buone. Quindi però deve essere una libera scelta del cittadino e soprattutto se c'è un diritto per i nostri anziani, per le persone con difficoltà, non si capisce perché bisogna sempre appunto faticare per poter ottenere i nostri diritti. Per stasera è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Adesso rimanete con noi qualche istante di pubblicità. A tra poco.
macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. Come potete vedere, l'uovo del cuore di Monasterio vi aspetta questo weekend e il prossimo. In cioccolato artigianale, l'uovo è nato per supportare i progetti di ricerca, cooperazione e accoglienza di Monasterio e dei suoi due ospedali, l'ospedale San Cataldo CNR di Pisa e l'ospedale del cuore di Massa. Con un'offerta minima di 14 euro potrete regalare a voi e ai vostri cari un momento di dolcezza sostenendo la ricerca. L'iniziativa conta sul preziosissimo sostegno degli Scout Massa 2 di Carrefour e di CCN. È grazie a loro che le uova del cuore vi aspettano questo fine settimana. Sabato 16 e domenica 17 marzo troverete l'uovo del cuore a Massa al centro commerciale Mare Monti. Presentata ufficialmente la campagna promossa dal Comune di Massa da Evam S.p.A. Water for Tuscany in favore degli alluvanati toscani. I dettagli nell'intervista. Prende il via il progetto solidale Water for Tuscany, sostenuto dal Comune di Massa, Evam S.p.A. e Misericordia Campi Bisenzio, in favore delle persone colpite dall'alluvione in Toscana. Evam ha come missione appunto non soltanto vendere acqua, ma anche fare dei progetti etici a sostegno del territorio. E quindi noi abbiamo preso spunto da questa emergenza che è successa nella regione toscana a novembre 2023 per fare un'iniziativa a sostegno delle misericordie, quindi inizialmente della misericordia di Campi Bisenzio che opera nel territorio colpito, ma l'obiettivo è di allargare questo progetto benefico a tutte le misericordie toscane che operano quotidianamente per gestire le emergenze che avvengono nel territorio. Siccome parliamo di acqua, l'acqua in questo caso è stata la causa di questa tragedia che è successa in Toscana, vogliamo che anche che l'acqua sia lo strumento per ricostruire, quindi lo strumento che possa aiutare tramite il contributo economico dato dalla vendita delle bottiglie a sostenere la ricostruzione del territorio, quindi un messaggio molto positivo che speriamo sia compreso dai nostri consumatori. Da oggi queste bottiglie, che come abbiamo visto hanno un'etichetta speciale e sono anche di un materiale speciale in quanto è plastica bianca, a differenza della classica plastica verde della normale etichetta Fonteviva, le troviamo in tutta la grande distribuzione locale e toscana e anche presso i distributori, quindi presso tutti i punti vendita che solitamente hanno la nostra acqua. Era non solo un piacere ma ovviamente un dovere partecipare a questa iniziativa importante per dare non solo un messaggio ma un aiuto concreto a chi ha più bisogno a livello toscano dopo l'alluvione che ha subito in questo caso il comune di Campi Bisenzio ma tutto il territorio. Quindi è importante la collaborazione tra comune, Evam, Columbus Citizen Foundation, IBBL e le Misericordie in modo da poter portare poi un aiuto concreto e soprattutto un'attenzione costante ai territori che oggi subiscono spesso queste problematiche. Anche noi come Comune di Massa ci dobbiamo trovare a affrontare tanti problemi, cerchiamo costantemente di risolverli a partire dalle pulizie delle acque bianche, dei canali di scolo, anche la lotta all'erosione, insomma abbiamo diversi progetti, quindi è bene impegnarsi fattivamente, ma è bene anche comunicare e quindi comunicare l'impegno a tutti in modo che l'attenzione resti alta. Quindi mi raccomando, da oggi compriamo Fonteviva, compriamo in questo caso la bottiglia bianca che ha tutte le indicazioni nella sua etichetta e in questo modo comprando Fonteviva si beve bene, si beve in modo veramente sano e si aiutano le popolazioni colpite, le misericordie, tutta la popolazione apuana e toscana.
L'iniziativa benefica sarà promossa e sostenuta da una campagna pubblicitaria che interesserà principalmente il comprensorio Apoversiliese e utilizzerà vari mezzi di comunicazione. Lunedì 18 e martedì 19 marzo per la zona di Massa Carrara potrebbero esserci alcune temporanee difficoltà a contattare il call center dello screening oncologico dell'azienda ASL Toscana Nord Ovest, che risponde al numero di telefono 0585498004. Ciò è a causa del trasferimento della segreteria di zona verso la nuova sede di via Don Menzoni a Carrara. L'azienda si scuda per gli eventuali disagi. Parte la prima edizione del Festival di Teatro in Carcere dal nome Passaggi, al Teatro degli Animosi di Carrara, due giorni di spettacoli. Passaggi è il titolo della prima edizione del Festival del Teatro in Carcere fuori e dentro le mura. Il Teatro degli Animosi di Carrara e la Sala del Ridotto ospiteranno il 12 e 13 aprile spettacoli teatrali e altre iniziative col coinvolgimento delle scuole cittadine. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Carrara e realizzata con Experia APS e Empatia Terapies, due compagnie teatrali che da 13 anni realizzano laboratori teatrali nelle case di reclusione di Massa, Lucca e San Gimignano. Il Comune di Carrara inaugura questa rassegna, questo mini festival di teatro in carcere. Il titolo Passaggi è importante perché dà l'idea di una possibilità di reinserimento e di un dialogo con quella che è la società civile e il mondo carcerario. Nel nostro Teatro Animosi, perché naturalmente è giusto che ci sia tutta la giusta accoglienza per un'esperienza di questo tipo, nella città di Carrara perché è giusto che Carrara dialoghi anche i giovani, saranno infatti coinvolte le scuole con quella che è la politica carceraria, soprattutto la conosca meglio per poter aprire anche spunti di riflessione che credo siano attualissimi e importanti per la costruzione di una comunità e di una società veramente civile. Io ho fatto un portatramite che rientra un po', diciamo, nell'attività che come gruppo volontariati facciamo, quello di portare un po' all'esterno tutto il lavoro sia dal punto di vista culturale che sociale che viene svolto da noi all'interno. E quindi, essendo di Carrara, ho proposto all'amministrazione con Alessandro Bianchi, regista, questo mini festival, è stato subito accolto dall'amministrazione e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Venerdì 12 aprile al Teatro degli Animosi si terrà lo spettacolo riservato alle scuole dal titolo Ali, con la regia e rielaborazione di Alessandro Bianchi. Experia è una compagnia teatrale, associazione che effettivamente fa produzioni in vari campi del cinema, ma agisce anche all'interno dei carceri, e in questo caso a Massa, a San Gimignano e a Lucca. Abbiamo, grazie alla sensibilità dell'amministrazione di Carrara, quest'anno siamo appunto riusciti a fare questo, un mini festival di teatro carcere. Per noi è molto importante perché l'esperienza del carcere incontra la comunità e la comunità quindi può essere, conosce il carcere e può venire anche in carcere e viceversa durante gli spettacoli. In questo caso cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a un momento per le scuole in cui ci sarà anche la testimonianza delle persone detenute, ed è fondamentale questo incontro per il superamento degli stereotipi, ma anche per vedere sempre l'altro come essere umano, con le sue colpe, quello che ha fatto non viene cancellato, ma con la possibilità del dialogo. E poi abbiamo un incontro in cui l'ex direttore della Gorgona Mazzerbo presenterà il suo libro Ma ne vale la pena, ed è l'occasione anche per, invitando anche altri direttori del carcere di Massa, sarà presente, carcere di San Gimignano, La Spezia, eccetera, e alle persone dell'area educativa. Ecco, sarà un momento per parlare dell'importanza delle tematiche legate al carcere e anche del teatro in carcere. E la sera alle ore 21 ci sarà questo spettacolo Passaggi, costituito da due quadri, il primo quadro fatto dalla compagnia appunto di San Gimignano Talibè Teatro e l'altro fatto dalla compagnia It's Just a Game, il titolo fatto dalla compagnia Metro Popolare che opera al carcere di Prato. E poi ci sarà per il mercoledì successivo alla domenica uno spettacolo proprio all'interno del carcere di Massa che è UI. Anche lì il confronto, il tema è: se noi non ci impegniamo ognuno singolarmente per avere una società migliore, la società
prenderà altre direzioni. Ed era un confronto, nasce dal confronto e del dialogo all'interno del gruppo Teatro Carcere su queste tematiche. E vi invitiamo tutti, perché vorremmo che le persone venissero e riempissero il teatro, perché pensiamo che sia una cosa che ne vale la pena. Il biglietto per assistere ai due spettacoli costerà 10 euro e sarà acquistabile su Viva Ticket nella biglietteria del Teatro degli Animosi a partire dal 5 aprile. Si è tenuto ieri, 14 marzo, all'ospedale Apuane di Massa il concerto pianistico del giovane e talentuoso pianista Francesco Mazzonetto. L'evento, organizzato dall'Associazione Donatori di Musica, ha visto una platea sensibilmente coinvolta dalla bravura del pianista, che ha regalato brani anche scelti dal repertorio del grande Ezio Bosso, compositore ricordato anche per l'accurata ricerca sul concetto di musica empatica. È stato veramente un momento bellissimo, evidenzia il direttore dell'Oncologia Apuana Andrea Mambirini, e ringrazio Francesco Mazzonetto per averci donato emozioni incredibili. Francesco Mazzonetto è nato a Torino nel 1997, allievo della professoressa Iordis Romagnoli, formatasi alla prestigiosa scuola di Maria Golia, è una giovane promessa di grande talento e ha già vinto molti concorsi pianistici nazionali ed internazionali. A Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, sabato 16 marzo alle 16.45, Andrea Giannotti, docente all'Università di Pisa, presenta Lenin dopo Lenin 1924-2024, conferenza in occasione del centenario della scomparsa. L'ingresso è libero. Sempre a Villa Bertelli, domenica 17 si terrà il concerto Zala Kravos e Val Kravos, pianoforte solista e a quattro mani, a cura dell'associazione Clara Wieck Schumann, per la direzione artistica del duo Fini e Giorgini. L'evento ha un costo di 10 euro, ridotto a 5 euro per minori e studenti di università, conservatorio e accademia. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0584 787251 oppure 338 6755 186. Il progetto di realizzazione sul Monte di Pasta, una sorta di piccolo Pincio Massese, prende sempre più forma. Franco Frediani, a cui si deve l'iniziativa, che in prima persona segue l'iter dell'operazione, ne è pienamente soddisfatto. Nella sua recente visita presso il liceo artistico Felice Palma ha potuto felicemente constatare lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti. Gli allievi Valentina Galeotti, Eva Baldassini e Gabriele Badiali, delle classi quarta e quinta, sotto la direzione degli insegnanti Paolo Della Pina, Patrizia Mannini e Paolo Noto, hanno infatti portato al termine la realizzazione dei due primi busti in gesso dedicati a due figure importanti per la città di Massa, Gioacchino Ascoli e il conte Ernesto Lombardo. Si tratta ora di passare alla fase esecutiva, che prevede la trasposizione dal gesso al marmo. Nel frattempo, a cura dell'amministrazione comunale, che ha condiviso il progetto, verranno realizzate le colonnine di base a sostegno dei busti. Dopo la gita invernale in Garfagnana ripartono le gite Over 65, organizzate dal Comune di Forte dei Marmi. Il 14 aprile sarà la volta di Cremona, capitale mondiale della liuteria, l'antica arte di costruzione del violino e degli altri strumenti a corda. Quota individuale di partecipazione 86 euro, comprensiva di viaggio in pullman Gran Turismo, pranzo in ristorante, ingressi accompagnatori per tutta la durata del viaggio, guida per la visita di Cremona e assicurazione medica. È possibile chiedere informazioni all'ufficio sociale in merito alla possibilità di riduzione della quota in partecipazione in base all'ISEE. Per chiedere informazioni o effettuare l'iscrizione, rivolgersi all'ufficio servizi sociali al telefono 0584 2802 o tramite mail a sociale@comunefdm.it. Infine, l'ufficio TAR del Comune di Carrara resterà chiuso al pubblico dal lunedì 18 al lunedì 25 marzo e nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 marzo. Il provvedimento è necessario per consentire al personale di seguire un corso di aggiornamento sui nuovi sistemi informatici. Il Comune si scusa per il disagio. E adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 16. Tempo nuvoloso, temperature in rialzo, venti deboli o moderati, mare poco mosso.
Domenica 17, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento, venti deboli, mare poco mosso. Nei giorni successivi, tempo nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Il nostro telegiornale termina qua, grazie di essere stati con noi, vi auguro una buona serata.